Patrizia Spadano, la titolare di Playa Blanco, il locale di Fossa Cesia che è chiuso perché ci sono stati dei casi positivi di Covid, tra cui proprio la signora Patrizia. Io la ringrazio per aver accettato la nostra telefonata e questa intervista. Allora, signora, come dicevo, lei è positiva insieme a altri quattro, se non vado errato. Ci può raccontare che cosa, come avete scoperto di essere positivi? Per uno scrupolo, avendo un locale in piena movida, cioè abbiamo, per far stare tranquilli i ragazzi, abbiamo deciso di fare questo tampone. Questo tampone venerdì ci sono arrivati i primi risultati, che erano tutti negativi, e praticamente noi eravamo quasi presi dall'entusiasmo di questa cosa, perché chiaramente lavorando tutti insieme, una parte negativi, il giorno dopo di sabato una parte positivi, è stato abbastanza sconcertante. Tenga presente che mio marito è negativo, quindi questo è veramente assurdo, quindi io non si capisce com'è possibile una roba del genere. Non so assolutamente, noi abbiamo, al momento che chiaramente l'abbiamo scoperto, e cioè io mi sono attivata nel giro, io l'ho scoperto sabato sera alle 6 di sera, 5 e mezza, 6, io alle 7 avevo chiuso il locale. Questo è stato il nostro atteggiamento di assoluta, assoluta tempistica e onestà. Voi avete effettuato a vostre spese i tamponi presso un laboratorio privato e adesso sarà l'ASL chiaramente a ripetere i tamponi. Ci ha messo in quarantena, adesso è venuta la ASL, 5 giorni fa è venuta la ASL a farmi il tampone di verifica, e praticamente adesso, da questo momento, noi siamo comunque tutti in quarantena già da sabato. Appena l'abbiamo saputo ci siamo messi da soli, no, in quarantena, però da questo momento è ufficiale che scatta la quarantena. L'ASL ha rifatto i tamponi a tutti quanti noi, quindi adesso aspetteremo l'esito di questa cosa e valuteremo. Questo, con quei 14 giorni dobbiamo stare a casa, ecco, questa è la prassi. Chiaramente il locale resterà chiuso. Sì, oggi pomeriggio verrà sanificato, oggi pomeriggio verrà fatta la sanificazione da una ditta certificata, sia dentro che fuori. La prima sanificazione, perché se mai dovesse essere che riapriamo intorno al 22, perché prima del 22 teoricamente noi non usciamo dalla quarantena, verrà fatta un'altra sanificazione prima dell'apertura. Onestamente, a me la cosa che mi preoccupa è il fatto che noi siamo tutti quanti asintomatici, ma tutti, quindi non c'è uno di noi che ha cioè un minimo di febbre, oppure una tosse, una dissenteria, cioè non lo so, qualsiasi cosa, niente di tutto questo. Quindi questa è la cosa che mi preoccupa di più, perché vuol dire che se facciamo dei tamponi a tappeto su tutto il territorio, cioè non lo so quanti ce ne siamo. Quindi tutti gli avventori che sono venuti al bar e pensano di aver avuto dei contatti ravvicinati con me soprattutto, quindi tutti i ragazzi che lavorano al bar e quindi che servono i cocktail, che fanno, sono negativi. Quindi questa è una notizia che volevo dare, perché così almeno anche un po' di tranquillità in più per le persone che sono venute al locale. E niente, se c'è. Quello che posso dire è che mi dispiace che le cose sono andate così, però onestamente mi sento di aver avuto un atteggiamento onesto rispetto ai miei dipendenti in primis, e poi anche a tutti gli altri.